ci rendiamo grazie al Signore. Madre di ogni cosa, da te dipende tutto ciò che siamo e abbiamo. Ci rendiamo grazie al Signore. Da te accordata ai semi gettati nella terra, tutti siano nutriti da raccolti abbondanti. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Concedi che tutti abbiano un lavoro dignitoso e solidali gli uni con gli altri, possano servire i loro fratelli. Ti rendiamo grazie. Tu che assicuri le risorse della natura e il lavoro dell'uomo, donaci di collaborare con te al compimento della creazione. Ti rendiamo grazie. Maria, no, un cammino o qualcosa? Vicine. Thank you.
Maria e non facciamo comunione con i fratelli. Quando non riconosciamo che le relazioni sono essenziali per vivere. Perdonaci, oh Signore. Quando a tavola ci chiudiamo nel silenzio o nei nostri cellulari, sempre connessi, ma spesso isolati e tremendamente soli. Perdonaci, oh Signore. Per i contatti in famiglia, tra coniugi, tra genitori e figli, tra parenti. Quando non sappiamo ringraziare per il dono del cibo e invocarlo anche per il domani. Se restiamo indifferenti al dramma della situazione, della sofferenza e dell'attenzione, di ogni momento, di tutti e povertà. Siano dato e ringraziato nel momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Siano dato e ringraziato nel momento. Siano dato e ringraziato nel momento. Ecco, vogliamo chiedere la benedizione al Signore su tutti noi che abbiamo partecipato a questa breve processione. Gesù ha camminato con noi, ci ha accompagnato, e allora torniamo veramente a questo gusto del pane. A Matera a settembre si svolgerà il grande congresso eucaristico nazionale, è un evento molto forte per la Chiesa. E hanno scelto proprio come titolo questo: torniamo al gusto del pane. Il pane ci evoca la fraternità, la comunione, il pane si condivide, il pane si mangia, il pane è l'emblema della famiglia, il pane è anche il segno del perdono, il pane ha questa caratteristica di essere fatto da più semi che macinati vengono messi insieme. Si fa la farina e alla fine abbiamo questo prodotto così essenziale per la nostra vita. Vogliamo chiedere al Signore che ci faccia ritornare al gusto del pane del cielo. Chissà quanti di voi che state partecipando alla processione non fate la comunione da chissà quanto tempo, forse dalla prima comunione, dalla cresima o da qualche funerale, da qualche battesimo, chissà da quanto tempo non avete fatto più la confessione. Ebbene, queste processioni ci ricordano che non ci basta il pane materiale, che abbiamo i soldi e che abbiamo il successo e che abbiamo tante cose, queste non ci saziano veramente. Ciò che ci sazia veramente e ci rende felici è sapere di avere Dio con noi, che cammina con noi, che ci accompagna con noi.
È vero, tutto serve, ma c'è un pane che è necessario, e questo pane è appunto Gesù, che ha deciso di rimanere in mezzo a noi. Lui stesso ci ha promesso: chi mangia questo pane vivrà per me. Allora chiediamo al Signore la benedizione su tutti noi e anche sul nostro paese, perché ritorni alla gioia e al gusto del pane eucaristico. Preghiamo anche per tutti gli indifferenti. Avete notato, no? Come tutti si dicono cristiani e magari quando è passato Gesù Salvatore, che questo è il vero, non se ne sono neanche accorti. Ecco, preghiamo anche per gli indifferenti, per coloro che parlano, discutono e non si accorgono più di questo pane che è essenziale per la vita del mondo. Il Signore sia con voi. Santo Paraclito,
benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Stasera per le 11 verrà per celebrare l'Eucaristia. Grazie di cuore.